siamo in 3 mesi dal governo, in 3 mesi. E poi vi invito a fare una cosa, sempre, noi l'abbiamo capito da un anno a questa parte, per capire un governo in che direzione andrà, basta guardare i 2 ministeri più importanti che ci sono, Economia e Finanze, il MEF e il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico. Il MEF prende i soldi dai cittadini, il MISE li eroga ad aziende, imprese e così via. Al MEF hanno messo l'ex consulente di D'Alema e Giuliano Amato, un certo Padoan, che è il ministro che si occuperà dell'economia e del tesoro, che è stato consulente del Fondo Monetario Internazionale con delega alla Grecia, e che è anche la persona che credo sia stata messa lì da dall'ingegner De Benedetti, che è quello dell'Espresso e di Repubblica. Al MISE invece c'è una certa Guidi, che è persona di Confindustria, è stata presidente dei giovani confindustriali italiani. Cioè abbiamo messo da una parte l'uomo che consigliò a Giuliano Amato di fare il prelievo forzoso sui conti correnti degli italiani, e dall'altra abbiamo messo quelli di Confindustria che si riprenderanno i soldi, cioè si faranno i cosiddetti vestiti su misura, che sono i decreti attuativi che fa un ministero, per far arrivare i soldi sempre alle stesse aziende in questo paese. Poi può darsi che ci sbaglieremo, noi fino ad ora non ci siamo mai sbagliati, perché il problema non sono le facce. Quando Grillo è andato da Renzi gli ha detto una cosa, ha detto: il problema non sei tu, ma cosa rappresenti. Tu sei una persona che non sta scegliendo niente in questo momento. Ed è vero che Renzi non sta scegliendo niente, vi faccio 2 esempi, i suoi ministeri li ha scelti De Benedetti, e c'è una telefonata fatta ad un certo Barca, Fabrizio Barca, ex ministro dell'economia del governo Monti, che sta su YouTube, ve la potete sentire, in cui dice che lui stava ricevendo pressioni da De Benedetti, patron dell'Espresso di Repubblica e di Sorgenia, le sue aziende stanno morendo, perché facesse il ministro dell'economia, e in uno scherzo telefonico che gli ha fatto Radio 24 ha confessato questa cosa. Dall'altra parte, alla giustizia sembra che il magistrato Gratteri, che voi conoscete e che è un magistrato antimafia, anti-ndrangheta in Calabria, gli era stato chiesto se voleva fare il ministro della giustizia e lui aveva detto sì. Sembra che ieri, in quelle 2 ore e mezza da Napolitano abbia detto no, Gratteri no, e ci hanno messo un certo Orlando, che quando faceva il ministro dell'ambiente non aveva nessuna qualifica per fare il ministro dell'ambiente, diplomato liceo scientifico, nessuno dice che bisogna essere laureati, però i ministri dovrebbero conoscere l'ambiente in cui stanno operando. Ma dall'altra parte, al Ministero della Giustizia, sempre il diplomato del liceo scientifico ci hanno messo, cioè Orlando, che dal Ministero dell'Ambiente passa al Ministero della Giustizia, non si sa con quale competenza. Allora io mi chiedo, in tutta questa storia, noi che prospettiva abbiamo come paese con questa gente lì, con quella persona alla Presidenza della Repubblica, queste persone ai ministeri? Io credo che non abbiamo prospettive se non una, quella di far sentire sempre di più, quella di cambiare questo paese facendo sentire sempre di più la nostra voce. Far sentire la nostra voce non significa per forza manifestare nelle piazze, anche quello va bene, ma noi dobbiamo impegnarci lì dove contiamo, entrare nei consigli comunali, nei consigli regionali. Noi siamo in grado di vincere le elezioni regionali in tante regioni a questa tornata, noi siamo in grado. L'unica cosa che probabilmente nelle persone non è ancora chiara è che la devono smettere di fidarsi delle parole, perché torniamo sempre al discorso iniziale. Voi assisterete a persone nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, che diranno: ma anche lui l'ha detto, come il Movimento 5 Stelle. Sì, ma questa persona da quanti anni fa politica col suo partito? L'ha mai fatto quello che vi sta dicendo in campagna elettorale? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare, altrimenti le parole saranno sempre belle. Infine, vi ho raccontato delle cartelle esattoriali di Equitalia. Io perché sono convinto che queste persone sono in grado di fare i sindaci, i consiglieri comunali e gli assessori molto meglio della gente che avete visto fino adesso? Io non lo conosco l'ex sindaco, so solo che è caduta la giunta perché gli è venuta meno la maggioranza, e credo che le dinamiche siano sempre le stesse: quando qualche consigliere comunale non ha più quello che vuole, toglie la spina, stacca la spina. Ovviamente credo, poi dalle mie parti è così, non so se è così qui,
Ma dalle mie parti funziona che staccano la spina dopo essersi assicurati di ricandidarsi da un'altra parte o di avere gli stessi voti di prima per farsi rieleggere. Quindi su questo credo che sia abbastanza simile. E perché sono convinto che queste persone ne sono in grado? Perché io ho visto i miei colleghi in questi mesi in Parlamento, lì dove ci dicevano che serviva esperienza, lì dove ci dicevano che servivano mostri sacri della politica per affrontare i problemi. Ebbene, voi tutti avete sentito parlare dei fitti d'oro, perché siamo riusciti a farla uscire fuori quella storia, in un modo o in un altro. Ci sono alla Camera dei Deputati soltanto, io faccio parte insieme a Riccardo Fraccaro, che è un altro del Movimento 5 Stelle, facciamo parte dell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati. Lì abbiamo trovato, quando siamo arrivati nei bilanci, 36 milioni di euro di fitti ogni anno pagati per due palazzi che con 36 milioni di euro te li compri in un anno. E invece abbiamo speso già 544 milioni di euro di questi fitti. Arrivati lì abbiamo detto, guardate, credo che vadano disdetti, dobbiamo recedere da questi contratti, perché a questi prezzi noi avevamo fatto il conto che se davamo 1000 euro a deputato per fittarsi il suo ufficio costava circa 10 milioni di euro, noi qui stiamo parlando di 36 ogni anno, ma siccome poi gli spazi vuoti sono tanti, le cose del demanio, gli edifici del demanio sono tanti, abbiamo detto recediamo da questo contratto. Non si può fare perché sono contratti senza clausola di recesso e durano fino al 2018. Al che io e Riccardo Fraccaro abbiamo detto, scusate, noi qui siamo in Parlamento, siamo il legislatore, voi ci venite a dire che non si può fare, secondo noi si può fare invece, siamo il legislatore della Repubblica, siamo il potere legislativo. E così Riccardo Fraccaro, che è questo deputato inesperto, giovanissimo, che si è pagato gli studi di giurisprudenza facendo il pizzaiolo, guadagnandosi anche qualche titolo, mi pare in Trentino Alto Adige, come pizzaiolo, scrive tre righe di emendamento che dicono: tutte le amministrazioni pubbliche, enti costituzionali che pagano fitti eccessivamente onerosi, senza clausola di recesso, possono recedere dal contratto nel 2014 con un preavviso di 6 mesi. Non se ne accorge nessuno, lo approvano, questo senza fargli accorgere di nulla, e il giorno dopo se ne accorgono perché l'imprenditore dei due palazzi marini, un certo Scarpellini, va al Fatto Quotidiano e va a raccontare che in tutti questi anni da lui non solo erano andati tutti i partiti a chiedergli voti, ma anche soldi per le campagne elettorali e posti di lavoro nella loro azienda. Scoppia uno scandalo. Tre righe di emendamento scritte da un ragazzo di 28 anni, di questo stiamo parlando. E soprattutto lì ci siamo accorti anche di come si fa imprenditoria in questo paese. Scarpellini, che è il proprietario dei due palazzi marini, quando negli anni 90 gli fu firmato il contratto di affitto da un certo Violante del PD, che allora faceva il presidente della Camera, non era proprietario dei palazzi. Cioè, lui si fece firmare prima il contratto di affitto, andò in banca e disse: guardate, io ho il contratto di affitto, fatemi il mutuo. E lui si è pagato il mutuo con il fitto della Camera dei Deputati. Così siamo tutti bravi a fare l'imprenditore. In questo paese, quelli là che sono questi grandi uomini che si reputano grandi imprenditori, li hanno fatti con i vostri soldi, se no non valevano nulla. E non solo salterà questo appalto, questo affitto, ma il contratto, il giro di soldi degli affitti d'oro in Italia vale 10 miliardi di euro, che grazie alla norma Fraccaro e grazie all'aiuto dei meetup che chiameremo, faremo una chiamata alle armi tra virgolette nei prossimi mesi, noi faremo saltare. Allora, tra questa norma è stata introdotta da una persona normalissima come queste qua, entreranno nel consiglio comunale, si leggeranno i conti e vedranno che magari ci sono più uscite delle entrate o ci sono uscite assurde, e cominceranno a dire: bene, cominciamo a tagliarle. Ora, se sono all'opposizione dovete fare una guerra o li dovete fregare come noi, cioè sono stati messi dentro ad un decreto queste tre righe e sono passate nel silenzio totale. Ma se invece fossero governo di questa città, loro ci metterebbero 3 minuti a eliminare una posta di bilancio, non ci vuole niente, perché non ci vuole la scienza per eliminare spese inutili, ci vuole semplicemente l'onestà intellettuale prima di tutto, di dire: io a quella gente non devo niente, quindi gli tolgo il contratto. E infatti quello che faremo con i gruppi locali sarà una cosa molto semplice.
chiederemo a tutti i gruppi locali d'Italia di inviare un foglio registrato al protocollo, una richiesta registrata al protocollo a tutte le regioni, le province e i comuni per disdire, recedere dai contratti eccessivamente onerosi, i cosiddetti fitti d'oro, che poi sono tutti palazzinari che in tutta Italia hanno costruito, non sapevano chi metterci dentro e con l'amico politico si sono fatti fare il contratto. Se i comuni entro 30 giorni non rispondono e se non recedono entro il 30 giugno, i nostri gruppi locali con un modulo già precompilato fanno una esposto alla Corte dei Conti per danno erariale e li mettiamo nei guai. Questo per spiegare che noi facciamo le norme dentro e combattiamo dentro, e se abbiamo i cittadini fuori facciamo risparmiare bei soldi alla gente. Poi capiremo quei soldi dove stanno andando e li intercetteremo per le coperture economiche della prossima cosa che proporremo magari per le piccole e medie imprese o per il reddito di cittadinanza. Noi due fissazioni abbiamo in questo paese: una, aiutare i piccoli e medi imprenditori, e l'altro la gente che magari è stata già licenziata e che comunque con questo sistema economico, anche se lo facessimo riprendere con un piano energetico nazionale come abbiamo in mente, abbiamo bisogno di 5 anni, 6 anni di cuscinetto per poter far ripartire l'economia. Il reddito di cittadinanza nostro è questo: 3 anni, riforma dei centri di impiego per il lavoro, e quello che spendi lo spendi negli esercizi commerciali locali, rimetti in circolo 20 miliardi di euro nel flusso economico della piccola impresa e del commercio, che crea nuove occasioni di lavoro. Quelle occasioni di lavoro le proponi 3 volte a quello che prende il reddito di cittadinanza, se non le accetta gli togli il reddito di cittadinanza e se ne torna a casa. Credo che sia un concetto che in tutta Europa hanno già messo in piedi.